Oggi in Fondazione Bruno Kessler abbiamo presentato il progetto Key to Health. Di che cosa si tratta? È un progetto di sperimentazione di nuovi stili di vita per i nostri colleghi. Abbiamo avviato questo laboratorio sugli stili di vita, sulle attività fisiche, sulla nutrizione, tenendo presente di mettere insieme tecnologie e attività connesse alla vita della persona. Tutto questo ci piacerebbe che diventasse un progetto scalabile e replicabile. Gli aspetti innovativi del progetto Key to Health sono sostanzialmente tre. Prima di tutto è un progetto interdisciplinare che nasce dalla collaborazione tra ricerca e pratica, quindi da una parte ci sono ricercatori provenienti da diverse comunità scientifiche e dall'altra ci sono un insieme di practitioners provenienti sia dalle scienze mediche sia dal counseling, quindi più attenti agli aspetti motivazionali del cambiamento nel campo dell'attività fisica e dell'alimentazione. In secondo luogo, il progetto Key to Health è un progetto che usa al suo interno i prodotti della ricerca scientifica interna a FBK, quindi utilizzerà un sistema di virtual coaching Track Lifestyle che è nato appunto da progetto interno a FBK. In terzo luogo, il progetto Key to Health è un progetto che si contraddistingue per essere partecipativo, quindi per utilizzare lo strumento del Living Lab che coinvolge gli utenti sia nella progettazione sia nella valutazione degli strumenti progettuali. Parliamo di salute del lavoratore e soprattutto di salute, di stili di vita nel luogo di lavoro. Sono concetti molto importanti che sono contenuti anche nel patto, nel piano per la salute di questa provincia, dove c'è la consapevolezza che l'individuo, può determinare la sua salute oggi, ma soprattutto per il domani, assumendo degli stili di vita assolutamente corretti. Coniugare questo concetto come singolo anche all'interno di un'organizzazione lavorativa come FBK, con sapienza e lungimiranza, ha voluto attivare, è sicuramente splendido dal nostro punto di vista e deve essere un esempio da esportare. Gli stili di vita, i comportamenti, il contesto lavorativo in cui ogni lavoratore è chiamato ad operare sono determinanti fondamentali per la salute della persona e quindi della popolazione. Investire su un progetto come questo, un progetto pilota che può modificare le conseguenze, il benessere delle persone, vuol dire fare un investimento strategico che, se esteso su ambiti molto alti, può cambiare la salute di una popolazione e quindi incidere sulla qualità della vita di un sistema, sulla sostenibilità del sistema sanitario, andando a puntare quindi sulla prevenzione anziché poi sulla cura quando ormai gli stili di vita ci hanno portato a uno stato di malattia. L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Prevenzione degli Infortuni ha lanciato nel 2016, ma a durata biennale, un progetto molto importante che guarda non solo alla sicurezza, ma anche alla salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro. Un datore di lavoro che porti avanti un progetto di benessere lavorativo per i propri dipendenti fa, dal nostro punto di vista, una grande operazione, non solo per i dipendenti che stanno in quell'azienda, ma per la società intera. INAIL ha apprezzato molto l'idea di portare avanti questo progetto ed è stata presente fin dall'inizio perché crede in questa iniziativa.